Buonasera a tutti, benvenuti a 4 Calcio 7, approfondimento settimanale che riguarda il calcio 7 triestino e non solo. Questa sera il mio ospite, graditissimo ospite, un amico, Fabio Bronzi, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Bene, bene Fabio, allora iniziamo subito a parlare con te, come sai, la nostra trasmissione parla un po' di quello che è l'ospite della serata e poi si spazia un po' su quello che sono i temi di attualità, non solo del calcio 7, ma anche del calcio in generale. Raccontami un po' quello che è stata la tua carriera calcistica, so che hai Bah, espatriato non carriera solo di sono parole grosse, calcio, carriera calcistica ho sicuramente da persona che piace il calcio, quindi vivo nel calcio, ho sempre vissuto sia a contatto diretto, facendo attività del sport giovanile, fino al raggiungimento di problemi fisici che mi hanno impedito il proseguimento, e poi per andare a vivere direttamente nelle varie società, quindi come allenatore, come dirigente, come factotum, anche certe volte quando serve, perché società sportive vivono grazie anche all'operato di ai famosi persone. bubez. Zacchete, direi io. Già che ci sei, fai questo, già che ci sei, fai quella. Comunque, sì, le persone servono, specialmente nelle realtà nostre triestine, proprio per sopperire a mancanze strutturali o gestionali. Quindi la persona o le persone sono verticali, fanno più attività a certe volte anche per chiudere un attimino una gestione che deve essere il migliore possibile per dimostrare anche i genitori. Ricordiamoci che anche i genitori sono dei bambini, e lo specchio ridondante è proprio lo specchio della società, quindi va da sé che è così. Indubbiamente. Hai giocato fino a quanti anni? Allora, giocato fino a 15 anni, poi problemi di, come si dice in gergo tecnico, di periferiche, è cresciuto troppo velocemente, problema ai ginocchia, portato avanti per un paio d'anni, ricominciato. Fino a 34 anni, quando io ho deciso di rompermi un legamento crociato, un paio di menischi, ma fa parte del gioco, A eh? Sì, fa parte del a gioco. quell'epoca però ormai non giocavi più nei No, campionati dilettantistici, ma già nel calcio campo 7, 7. esattamente, a Calcio quel punto 7, lì. che ricordi hai del calcio 7? Raccontami la differenza secondo te più importante tra il calcio 7 e il calcio Ma 11, il campo secondo il 7, tuo punto di vista. cioè, allora, campo 7 è sicuramente una realtà radicata in Trieste, dove tanti, tanti ragazzi vanno a finire proprio per continuare ad avere il contatto fisico diretto col campo da gioco, ma sicuramente non hanno la volontà di perseguire 3 allenamenti settimanali. Quindi adorano giocare a calcio, adorano il terzo tempo post partita, adorano magari certe volte anche le scaramucce, che nascono in 50 minuti o in 60 minuti di attività, per poi finire lì, per fortuna, perché poi non ci sono mai stato qui, ok, ogni tanto qualche episodio che conferma, è un'eccezione che conferma la regola, però 99 casi su 100 si vive l'attività, si vive l'oretta, si vive l'episodio e si va a casa soddisfatti. Ti piace il discorso di fare il paragone tra calcio 11 e calcio 7? Sicuramente dal punto di vista del gruppo, degli amici, ma io entrerei un po', visto che tu sei anche allenatore di calcio, entrerei un po' più nello specifico. Il gesto tecnico del calcio 7 forse è addirittura qualche volta migliore di No, quello è del calcio 11. superiore, perché il calcio sicuramente a 7 è molto più veloce. Parliamo però di certi tipi di livello, di ragazzi, di persone, uomini che hanno il gesto tecnico nel sangue o che hanno esperienza maturata in tanti anni. E nel campo a 7 i tempi di reattività sono minori, quindi sei portato a gestire l'azione o a creare la situazione di gioco con tempi bassissimi. Quindi sì, certi gesti tecnici sono espressione di una velocità superiore, che in campo 11 invece hai più tempo per gestire, per cercare la coralità di gioco con gli altri tuoi compagni, per cercare di mettere in pratica anche gli insegnamenti del mister, perché ricordiamoci che la parte tattica il mister te la insegna durante la settimana, oltre a quella fisica, e dai seguito durante i 90 minuti a quanto prescritto dall'allenatore, o cerchi di dare seguito. Ah, scusami, lo stesso gesto atletico e tecnico del dribbling, per esempio, in campo 11, forse a volte risulta meno spettacolare di quanto possa essere Allora, nel sì, campo è meno 7, perché lo spettacolare. spazio No, è stretto è. verissimo. Però campo 11 ha un peso specifico superiore, crea superiorità numerica. Campo 7 crea l'occasione, perché magari, visto le dimensioni Sei più ridotte, vicino alla sei più porta. vicino alla porta e crei la situazione da gol. Quindi sì, è vero, però ci sono due situazioni completamente differenti.
Ok, abbiamo visto questa parte tecnica che mi piace sempre parlare, con sì, Fabio perfetto. Analizzare, perché lui è molto attento a queste cose. Hai passato tante società, partendo sì. da... Ora non le, faccio non, l'elenco? Sì, no. Perché non me le ricordo in sequenza. Allora, dai, Chiarbola, inizia Chiarbola, poi... Chiarbola è iniziato come... parliamo come allenatore. Sì. Ok. Nel settore del campo femminile proprio, grazie ai miei amici che mi hanno trascinato nell'avventura. Poi passato di nuovo a, sempre nell'ambito del femminile un paio d'anni con l'Union, il Campanelle, e poi sono approdato a realtà calcistiche superiori, quali il Sant'Andrea, dove ho vissuto 7 anni. Ho fatto tutto il percorso tecnico del settore giovanile, dagli allievi alla prima squadra. Raggiungimento della promozione dalla terza alla seconda categoria, poi l'anno successivo problemi interni di convivenza, mettiamoli così, troviamo una formazione diplomatica. Una, molto diplomatica, perché sicuramente sono ricordi che ho cercato di cancellare, e alla terza, ma lo dico, dopo la terza giornata, dopo una vittoria anche suonante con il Chiarbola proprio, venivo congedato. E poi sono passato l'anno successivo, perché un anno sono dovuto rimanere fermo, ovviamente quando tu sei iscritto nei quadri tecnici della società non puoi perseguire durante l'anno calcistico, ma devi rimanere fermo. E poi sono approdato al Chiarbola, dove ho fatto altri 3-4 anni tra allenatore e dirigente. Ecco, la differenza importante che c'è in una persona duttile come te, perché passi dal dirigente al factotum, all'allenatore o magari all'allenatore delle giovanili, il ruolo di dirigente è qualcosa di più intrigante, più difficile, o preferisci il fattore campo? Ci sono due tipologie, quello che si sporca le mani sul campo di calcio, mettiamola così, quindi vive direttamente l'attività calcistica, da allenamenti alle partite, e poi c'è anche la parte dirigenziale, che però è tanto più importante forse da un certo punto di vista, perché sei contatto tra la società e l'ambiente esterno, raffiguri la società e ti fai carico anche di certe espressioni, di certe terminologie ogni tanto che parli con i genitori. Parliamo dei genitori dei bambini del settore giovanile, dove i genitori per antonomasia hanno 1000 aspettative nei confronti dei bambini, no? Li vedono dei Messi, vedono tutti Roberto Baggio. Perdono purtroppo di vista l'obiettivo, che è quello che il bambino si deve divertire. E lì conseguentemente devi gestire anche questi genitori, che 99 casi su 100 poi si risolve, però devi avere la capacità attitudinale anche di poter parlare con persone di differenti tipi con differenti tipi di approccio, e non è semplice assolutamente, specialmente per il genitore ha aspettative notevoli. Ma questi allenatori, cioè scusa, questi genitori che si trovano anche durante le partite a magari esaltare un po' eccessivamente il proprio figlio e la squadra dove gioca, andrebbero in maniera molto delicata, ma magari fermati prima che arrivassero a quel punto. Forse dovremmo fare un po' di scuole anche per i genitori. Sicuramente. Sei convinto com'è che un po' la cultura sportiva viene a mancare in questo periodo? Ma io mi rendo conto dalle mie La cultura sportiva è direttamente e indirettamente collegata al mondo del calcio professionistico, dove ci sono aspettative enormi nei confronti di giocatori, nei confronti di... e anche c'è anche un giro enorme di soldi. Quindi il genitore magari vede un palcoscenico che una volta non esisteva. Mi ricordo mio papà che mi seguiva proprio marginalmente durante le mie attività calcistiche o anche nei altri sport che ho fatto, perché non ho fatto semplicemente calcio, ho fatto anche altri sport nella mia adolescenza, mettiamola così. Però non ti davano quel peso, non ti precaricavano di aspettative, ti lasciavano giocare, perché lo sport era un gioco, ed è un gioco alla fine della fiera, ma tanti gli sfugge questo significato, anzi sicuramente. Resta comunque sempre il più bel sport, il più bel gioco del mondo. Assolutamente. Però effettivamente mi rendo conto, io parlo di cultura sportiva perché so e mi ricordo che quando io da bambino giocavo, se arrivavo in campo la domenica con le scarpe sporche, avevamo ancora la sabbia, noi, la zarina, no? Sui campi di Trieste, la ghiaia. Se arrivavo con le scarpe sporche, però il mister diceva: guarda, tu puoi stare anche fuori perché oggi non giochi. Sicuramente. No? Questo
questo, no, non c'è più. Non questa solo con l'avvento dei campi in erba sintetica, no, ma proprio per il concetto, allora, manca. L'avvento, no, dei campi in erba sintetica è stata la gioia delle mamme. Delle mamme, secondo me. In primi persone, perché da quel momento lì hanno smesso di fare 5 lavatrici alla settimana, ma ne fanno semplicemente 1 o 2. Ma a parte questo dettaglio, prima l'allenatore, l'educatore ti dava anche, e il dirigente, anche la società, ti passavano un certo tipo di cultura, di educazione sportiva. Attualmente l'educazione sportiva, secondo me, viene messa un po' secondo piano. E di chi è la colpa? Com'è? Di chi è la colpa? Di troppe aspettative. Voglio metterti... No, allora, dicendo la verità, di troppe aspettative da parte magari della parte dei genitori per quanto riguarda i bambini, da tante aspettative magari da parte di certi ragazzi che si pensano arrivati quando non lo sono, quindi parliamo di maggiore età, e di forse una carenza da parte delle società sportive. Ecco, perché vedi, alla fine io perché alla fine arriviamo lì. Mi rendo conto che tutte queste variabili che hai inserito nel tuo discorso sono pienamente giuste e sono d'accordo con te, però forse poi gli educatori non sono più quelli come... Forse qualcuno si è arreso. Si è arreso. Forse si è arreso. Si è arreso. Questa è una brutta affermazione che fai. No, è la realtà dei fatti, perché io mi... dispiace, no? No, allora, do un esempio, un aneddoto. Bambino, giocavo la Fulgor, sono entrato in campo, ho fatto il mio allenamento, ho risposto male al magazziniere. Premetto che era inverno. Il magazziniere ha preso, è andato dagli allenatori, gli ha raccontato l'antefatto, mi ha preso l'allenatore, mi ha portato in campo di calcio, mentre gli altri si facevano allenamento, a caposetto ovviamente, mi ha messo nella bandierina e ho guardato. Hai tu giocavi nella Fulgor? Sì, da bambino. Quel sì. Famoso Muppet. Sì, ma... Barbato. Barbato. C'è ancora. C'è ancora, ma non ci danno più la Fulgor. No. Però quella volta, c'era. E quindi mi ha messo lì in angolo a guardare l'allenamento, il freddo, per fortuna non c'era la Bora quella volta lì, e mi sono guardato un'ora e un quarto di allenamento. Che nessuno, insomma. Che già di per sé era una bella punizione. Ma si potrebbe disquisire sull'atto, però avevano tutte le ragioni. Quando è arrivata mia madre a prendermi, l'allenatore ha raccontato l'antefatto a mia madre, che ovviamente ha speso parole dolci nei miei confronti durante il viaggio di ritorno, e quando a casa è arrivato mio padre, ex giocatore ponzianino, perché mio padre giocava per anni a calcio, e c'è anche lui. E c'è anche lui. Perché il concetto finale era uno solo: ho mancato di rispetto a una persona più anziana, certo, di me. Cosa che adesso questo valore, bene o male, non viene trasmesso. O se viene trasmesso è molto in maniera marginale. Quindi la frase magari di una mia madre che mi diceva: tu devi sempre ascoltare le persone a pensare, devi sempre dargli rispetto, rivolgerti con lei verso queste persone, forse adesso... Però, sì. Pensi che sia dovuto anche al fatto che non ci sia più la figura arbitrale ufficiale nelle categorie giovanili? Questo sicuro. Così la butto là. No. Puoi buttare là per quanto vuoi, ma è una figura di riferimento che quando manca, anche se nell'autogestione che fanno i bambini, che è bellissimo come concetto e come messa in pratica, ci deve comunque essere una figura di un arbitro che sia sopra le parti, perché comunque è una figura di riferimento che ti insegna tante cose. Il dirigente arbitro, sì, ce l'ho anch'io il patentino di dirigente, l'ho fatto anche quello per dire la verità, però non può intervenire, deve intervenire semplicemente in momenti di ostilità o in momenti pesanti, dove uno si fa male, eccetera, ma non ha sicuramente il printing che aveva una figura arbitrale. Una figura arbitrale. Di cui avevi anche un po' paura. E in certi casi si sono di quelli con macione grande, grosso, vestito di nero. Assolutamente. Sì. Ok, va bene. Con questa figura arbitrale un po' grossa e un po' così, tipo quella barba lunga, magari anche un po' senza R, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao.